Mercoledì il 20° anniversario della strage di Capaci. Anche oggi vi proponiamo una riflessione di Giovanni Falcone, quella in cui il magistrato, un anno prima dell'esplosione che lo ucciderà, dice di sapere che la mafia sta preparando qualcosa di grave. Seguiranno l'omicidio Lima e appunto le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ma ascoltiamo Falcone. Dottor Falcone, lei concorda sul fatto che la situazione oggi è peggiore rispetto a 10 anni fa? Beh, non so se sia peggiore o migliore, certamente migliore non è, è una situazione di grossa instabilità e parecchio pericolosa, e per chi si impegna, per chi ha come compito istituzionale di contrastare questi fenomeni, e all'interno stesso delle organizzazioni, perché c'è qualcosa, soprattutto in questi ultimi tempi, che non mi convince affatto e temo che purtroppo si verificheranno fatti gravi. Scusi, perché dice questo? Questo che sta dicendo adesso è molto grave ed è anche nuovo. Il mio dovere di cronista mi obbliga a chiederle perché lo dice. Abbiamo tanti segnali che ci fanno temere che possano accadere delle cose spiacevoli nel prossimo futuro. Non può dire di più? No, certamente no.